c'è il sottocosto! Sottocosto da Leoni! TV LG LED 3D 42 pollici a 499 euro! È il sottocosto della vita! Sottocosto Euronics! Sono note le problematiche che affliggono il sistema penitenziario italiano e la difficile condizione dei detenuti italiani. Come possono essere risolte e quali sono le prospettive di superamento? La domanda è veramente interessante, perché ci chiede di fare una riflessione su quella che è la condizione oggi nelle carceri. Ecco, il sovraffollamento sicuramente è uno dei problemi fondamentali. Per ridurre il sovraffollamento dobbiamo ridurre quel carico penale per tutti quei reati minori che probabilmente possono essere scontate in forma alternativa. Un secondo passaggio può essere quello di migliorare doverosamente le condizioni di vivibilità nel carcere e quindi incrementare tutte quelle attività che possono favorire il loro processo di recupero e di reinserimento. Direttore, l'arte può essere l'artefice di questo superamento? L'arte è intesa proprio come capacità di espressione più creativa dell'uomo, sicuramente lo emancipa da tutta una serie di situazioni magari che lo portano a tenere sempre presente la quotidianità. L'arte è creatività, quindi il teatro, la musica, la pittura sono momenti in cui l'uomo libera, no? Le sue energie in senso positivo e quindi ha un ritorno di autostima, di capacità di reinventarsi. E questo lo porta a favorire sicuramente la migliore espressione di se stesso, piuttosto che la peggiore che l'ha portata in carcere.